noi aspettons i corridori con le borracce di acqua fresca. Dov'è l'ol mio? Dov'è l'ol tuo? E in mezzo al gruppo noi ci apparia. E la volata, che l'è una lama, le ruote alte e le gira ancora, le braccia al cielo e un bacio a tutti. E per la mamma gli è sempre fior, e per la mamma gli è sempre fior. Termac, soluzioni per il futuro. Pavimenti e rivestimenti in resina Sintocrete Floor per il settore commerciale e industriale. Termac a Conegliano. Buonasera, bentrovati con Teleciclismo. L'argomento di questa sera parleremo con una forte formazione veneta, veronese, Autozai Contri Bianchi. Parleremo con i dirigenti e con alcuni dei corridori che compongono questa formazione. Però prima devo darvi anche alcune indicazioni. Stasera comincia la 4 giorni di Bruniera, domani sera poi ci saranno sprint di sera, sabato la notturna con una straordinaria diretta che comincerà alle ore 20 e terminerà alle 23:30. E quindi con la notturna anche altre cose che caratterizzano per l'appunto la località di Bruniera, Friuli Venezia Giulia, provincia di Pordenone, e poi domenica il Memorial Gianni Bizzi, e questo lo proporremmo in diretta streaming con alcune strutture tecniche all'avanguardia che ci sono fornite dalla nostra struttura e quindi da Telechiare TV a Vicenza. Non mancate a questo appuntamento. Adesso però, prima di presentare gli ospiti, vediamo anche il nostro concorso. Premia lo scatto. Sigla. Ecco, ricordate di mandare le vostre foto, il numero di telefono è sempre lo stesso, 328 54 08 000, questo per quanto riguarda gli SMS, invece per le foto 345 74 66 212. Sono già poi, fra l'altro, stati consegnati i premi relativi alle prime estrazioni, quindi alle foto vincitrici dei primi mesi di questa nuova edizione di Teleciclismo. Premi che potete ritirare presso il negozio Zammar di Castelfranco Veneto. E adesso vi presento gli ospiti che sono qui con noi stasera, cominciando dal presidente di Autozai Contri Bianchi, Roberto Valalta. Buonasera. Ben arrivati, ben arrivato Roberto. E poi il preparatore atletico Mauro Bissoli. Buonasera a tutti. Vicino a lui Emiliano Donadello, che è il tecnico e il direttore sportivo di questa formazione. Buonasera. Ancora Matteo Costanzi, in qualità di accompagnatore.
Buonasera a tutti. È uno dei corridori di punta di questa formazione, Filippo Zana. Buonasera. Ben arrivati dunque, siamo come dire un po' all'antivigilia di un appuntamento importante, però noi vorremmo fare il cappello stasera, prima di entrare negli argomenti specifici, parlando di questa formazione della stagione agonistica 2017, con il presidente Roberto Vallalta, che ha preso come dire un po' in mano la situazione dalla passata stagione. È un capitolo nuovo allora per Autozai Contri, o la squadra, la società continua su quelli che è il tracciato, i solchi, insomma la traccia lasciata dai precedenti dirigenti? Ma nulla è cambiato, noi siamo nati nel 1975, l'attività a livello juniores è iniziata nel 1986 con un solo corridore e nel 1987 con 7 corridori. Il gruppo è sempre stato unito, compatto, noi abbiamo fatto un patto fondativo a Palma di Maiorca ed è rimasto unito, coeso, compatto ed è ancora... Perché proprio a Palma di Maiorca? Perché avevamo fatto un viaggio con dei cicloturisti, eravamo un volo charter e una sera probabilmente abbiamo bevuto un po' troppa sangria. Hai capito? E abbiamo deciso di fare una squadra juniores. Quando siamo tornati a casa siamo andati a vedere una gara sul lago di Garda, dove primo Rossi, secondo danese, e è stato uno dei primi corridori, Fausto Danese, che abbiamo preso, e da lì è iniziata l'attività con 1987 con 7 corridori. E quindi sono 30 anni. 32 anni. 32 anni. E quindi la storia che inizia però con il ciclismo amatoriale allora? Sì, 1975 avevamo un ciclismo amatoriale, avevamo moltissimi cicloamatori, soprattutto grazie a Gianni Tebaldo che è stato un buon dilettante e lui ha pensato bene di fare una squadra di amatori. E poi nel 1980 abbiamo fatto una squadra di esordienti per 2 o 3 anni, fino a che a un certo momento il gruppo, diciamo, oggi dell'Autozai Contri Bianchi si è un po' staccato per qualche anno e nel 1987 abbiamo iniziato l'attività con un solo corridore per poi partire nell'87 con 7 corridori. La storia, seppur breve, che ha 30 anni, ha visto sempre però questa formazione veronese viaggiare ad alti livelli. Mauro Bissoli, c'è un segreto? Che cosa c'è dietro le quinte che ha fatto sì insomma, che questa società, la vostra squadra, la tua squadra, ha mantenuto sempre degli standard molto superiori alla media, che usiamo questo termine? Intanto... Come ha detto Roberto, la fortuna di avere un gruppo di dirigenti che è rimasto coeso e solido nel tempo, degli sponsor che più di essere degli sponsor sono degli amici, perché Autozai, diciamo dietro c'è la famiglia Vighini, che già negli anni 80 aveva una grandissima squadra di dilettanti, e poi da non dimenticare la famiglia Contri e da ultima diciamo il signor Vigna che... diciamo ci ha aiutato con le biciclette bianche. Detto ciò, una struttura che si è ampliata nel tempo grazie anche all'esperienza del dottor Lucio Cordioli, sulla quale abbiamo costruito nuove dinamiche, e poi anche la fortuna di aver incontrato nel nostro cammino dei ragazzi che hanno sposato il nostro progetto e che hanno saputo cogliere le opportunità che noi abbiamo sempre dato. Dicono che nel veronese ci sia, tra le squadre di juniores, ci sia un antagonismo del tutto speciale. Io penso che, ricordo tempo fa il signor Remo Cordioli, no? Remo che ha avuto una grandissima squadra, la vecchia Cardise, dove anche non da ultimi ha corso Viviani,
C'è sempre stata una grossa rivalità, però Verona a livello juniores ha sempre espresso delle grosse eccellenze, anche anni fa, perché le squadre juniores di Verona, non da ultimo Davide Rebellin, mi viene in mente, ecco. Cunego. Esatto, Cunego, oppure lo stesso Alberio, lo stesso Viviani. Ci sono stati molti atleti. Poi è anche vero che un po' di antagonismo fra formazioni vicine, cugine, appartenenti alla stessa città, fa anche bene, insomma, no? Poi. Sì, dopo penso che comunque ci sia un po' all'interno delle proprie, anche Treviso so che c'è un bel... Ma meno, guarda, meno. Da quello che si sente dire in giro, sicuramente in ogni regione, ma in particolare Verona sì. E questo sarà, come dire, un po' tutti matti. Un incentivo per migliorare stagione dopo stagione. Emiliano Donadello, allora, tu vedi in maniera, diciamo, più puntuale, dettagliata, ecco, la preparazione, l'esprimersi degli atleti. E i risultati che ottenete sono frutto di una ricerca a monte, ossia nel corso della stagione già si guarda avanti e si cercano quegli elementi che poi possono vestire la maglia dei Autozai Country e quindi cercare le peculiarità fra, diciamo, il gruppo atleti che si presenta, che si affaccia a questa disciplina. Certo che sì, assieme a Mauro cerchiamo di fare una lista di ragazzi della categoria allievi che ci possono interessare per la stagione futura e da lì cominciamo a gettare le basi, come ho detto, per la stagione futura. Anche se è sempre più difficile perché l'utenza dei ragazzi che corre è sempre meno, quindi anche per noi è sempre più impegnativo. Certo che però c'entrate sempre, perché se guardiamo poi le convocazioni, ma di questo parleremo più avanti, sta a significare che la maggior parte degli atleti, se non tutti, sono anche questi sopra la media. Sono sopra la media, li seguiamo giornalmente, anche se la società è da Verona, però molti dei ragazzi sono da Padova, sono da Vicenza e il 30-40% è veronese, quindi è un impegno importante, però come ha detto Mauro, grazie agli sponsor riusciamo a fare questo tipo di attività che ormai si avvicina, possiamo dire, a un dilettantismo, perché è la categoria che lo esige. E poi sentiremo ancora con Roberto Valalta e il Presidente anche gli aspetti di natura economica, quanto incidono poi sui risultati finali della squadra. Adesso però è già il momento di fermarci per vedere il primo dei nostri contributi. Ci spostiamo a San Vendemiano, in provincia di Treviso. Sono due i servizi, uno realizzato in notturna e poi gli esordienti. Via allora i filmati. Gaerne, da 50 anni leader della calzatura sportiva made in Italy. L'innovazione tecnologica, la ricerca dei materiali, la cura artigianale hanno portato allo sviluppo di G-Stilo Più, la scarpa per ciclismo del team UAE Abu Dhabi con Diego Ulissi. I prodotti Gaerne sono da sempre sinonimo di qualità. Servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni e nello sport per la crescita dei giovani. Inizia la stagione delle notturne tipo pista e a fare da mostiere tocca a San Vendemiano in provincia di Treviso, che inserisce la propria manifestazione nella due giorni ciclistica. Venerdì scorso le evoluzioni serali per esordienti allievi e junior e domenica poi gara su strada per esordienti. Il tutto con la preparazione del Veloce Club San Vendemiano del presidente Fabrizio Furlan e la collaborazione del Cycling Team San Vendemiano, la sorella Nero Verde guidata da Gino Mazzar. Buona la partecipazione con la categoria allievi, come al solito sempre numerosa, tanto da procedere con due batterie di qualificazione prima della finale.
In gara intanto vediamo gli esordienti al primo anno, 26 alla partenza data da Fabrizio Furlan e netto predominio del neocampione veneto, portacolori della società organizzatrice, e vale a dire Vladimir Milosevic, che vinceva questa prima prova imponendosi davanti a Davide Padovan del team Bosco di Orsago, Riccardo Risato, Leonardo Bucciola e Francesco Nardin, tutti e tre dell'Industrial Forniture Moro 3CF, sesta piazza invece per Diego Zanutto del gruppo ciclistico Pasiano. Ancora 26 corridori in asti di partenza anche per la seconda prova della serata, quella riservata agli esordienti al secondo anno. 10 giri e 5 volate per andare a punti e cercare il successo nel trofeo Grafica 78, il marchio che da qualche stagione viaggia a fianco degli organizzatori e sostiene questa partecipata serata di ciclismo giovanile, partecipata anche da parte del pubblico che sulla piazza di San Vendemiano accorre sempre numeroso alle manifestazioni promosse dai club neroverdi coordinati da Renzo Zanchetta. Accesissimi gli sprint che assegnavano punti un giro sì, un giro no. Volate tiratissime con alternanza di risultati. Alla fine la spuntava Riccardo Florian, pedale maranese, che precedeva il suo compagno di squadra Nicolas Bonotto. Terzo gradino del podio per Riccardo Grando, Veloce Club San Vendemiano. Seguivano poi Matteo Menegaldo, team Bosco di Orsago, Jordi Sandrin, idem, stessa società, e Tommaso Zoia in Industrial Forniture Moro 3CF. Ecco la conclusione e l'esultanza di Riccardo Florian. Dopo le prove di qualificazione degli allievi era la volta delle ragazze allieve che si presentavano in 19 allo schieramento di partenza. E qui fin da subito la supremazia di Maria Pia Chiatto, portacolori della Top Girl Fassabortolo, metteva ben presto le cose in chiaro. La lungo della Chiatto, che poi girava solitaria sul tracciato di 900 metri di San Vendemiano, non concedeva nessuna chance alle avversarie, che si dovevano accontentare delle posizioni di rincalzo alle spalle della Chiatto. Nelle battute conclusive poi la battistrada veniva raggiunta dalla compagna di colori Marina Guadagnin e così in bella parata, mano nella mano, concludevano la loro prova. Ordine d'arrivo. Vince Maria Pia Chiatto davanti a Marina Guadagnin. Terzo posto per Giorgia Bonetti, scuola di ciclismo Vo. Quarta Alessandra Simonato del pedale San Vitese. Quinta Katia Cremasco dell'Unione Ciclistica Consio. E sesta Ludovica Girardi della Top Girl Fassa Bortolo. E dopo il podio Donne Allieve, il trofeo Grafica 78 prosegue con la batteria riservata ai corridori allievi, 36 in asti di partenza selezionati dopo due prove di qualificazione, gara che si sviluppava su 20 tornate del collaudato anello San Vendemianese. 20 giri sempre condotti sul filo di 50 all'ora e sprint all'ultimo colpo di pedale con Fabio Vidotto in Industrial Forniture Moro 3CF che sembrava farla da padrone. Mentre lo sfortunato Riccardo Esposito, Libertas di Scorsè, era costretto ad abbandonare al primo colpo di pedale perché gli si era staccato il manubrio dalla bici e le forcelle erano uscite dal telaio. Fortunatamente non è successo in corsa, dove l'incidente avrebbe avuto ben altre conseguenze del semplice abbandono. Sempre Fabio Vidotto, protagonista allo sprint con Alessio Polese e Carlo Favretto, a contrastarlo, un duello che si rinnovava volata dopo volata fino all'epilogo, dove nell'ultimo sprint a punteggio doppio prevaleva Alessio Polese della Sacilese Euro 90, che per un solo punto scavalcava Vidotto, solo quarto all'ultima volata. Al terzo posto si classifica Carlo Francesco Favretto del gruppo ciclistico Pasiano, quinto Samuele De Marco della Sacilese Euro 90 e sesto Manlio Moro del gruppo ciclistico Pasiano. Dopo una breve pausa per consentire il riscaldamento ai corridori junior che concluderanno il programma serale di questo trofeo Grafica 78, 32 corridori si schierano al via dell'ultima prova, 30 giri da compiere e sempre punteggio doppio all'ultimo sprint. Schierati in forza i portacolori del Cycling Team San Vendemiano, praticamente il club che assieme al Velo Club sono coloro che collaborano ad ogni manifestazione qui promossa e consentono la realizzazione di tanti eventi nell'arco della stagione. Filippo Simeoni, sfruttando le sue doti di cronoman, parte subito, lancia in resta e scava il vuoto alle proprie spalle.
Gira indisturbato e racimola tanti punti che manda tutti fuori gioco per ciò che concerne il risultato finale. Dietro si sprinta solo per la conquista del secondo posto e a questo punto nessuno più prova la rincorsa per chiudere sul fuggitivo. Gli ultimi giri per Filippo Simeoni, Secret Team San Vendemiano, sono una passerella trionfale. Si gestisce bene, rallenta un po', mantiene quel tanto di vantaggio che basta per chiudere alla grande sull'ultimo traguardo del trofeo Grafica 78. Questo è l'ordine d'arrivo juniores: primo posto Filippo Simeoni, seconda piazza per Riccardo Dalla Polla, Industrial Furniture Moro TCF, terzo Andrea Barzotto, sempre per i colori del Cycling Team San Vendemiano, quarto Davide Boscolo della Work Service, quinto Gino De Vecchi e sesto Leonardo Pasquale, sempre per i colori dell'Industrial Furniture Moro. Si replica, come già detto, alla domenica, in gara sul classico anello cittadino di 2600 metri, gli esordienti del primo e secondo anno, pronti a darsi battaglia per aggiudicarsi il settimo trofeo Mario Maschietto. Si parte di buon mattino con la prima corsa che si sviluppa complessivamente 26 km, 10 giri dell'anello curato e sorvegliato con la massima accortezza dall'impareggiabile staff nero-verde, un gruppo coeso, preparato, pronto ad ogni occasione ad allestire campi di gara straordinariamente efficienti e funzionali. Dalla prestigiosa internazionale Gran Premio Città di San Vendemiano alla gara promozionale per giovanissimi. Loro, gli uomini neroverdi, sono sempre rigorosamente concentrati sulla mansione che vanno ad esercitare. Questo gruppo è il vero fiore all'occhiello della società San Vendemianesi. Senza il loro apporto niente di quanto fatto sarebbe stato possibile. Sono partiti intanto i ragazzini esordienti classe 2004. 66 al via con la direzione corsa di Matteo Ottavian. 66 atleti che nelle fasi iniziali si controllano andando sempre a chiudere sui vari tentativi, partiti con la solita irruenza giovanile che caratterizza queste categorie. Dopo metà corsa però escono Vladimir Milosevic, campione veneto in carica e portacolori del Velo Club San Vendemiano, e Filippo Mason, Unione Ciclistica Giorgione. Fanno il vuoto e non saranno più ripresi. La loro bella azione li porterà ad acquisire un sicuro margine di vantaggio. Niente da fare per gli inseguitori che si devono rassegnare dopo aver perso l'attimo buono nel momento in cui iniziavano la loro progressione. Filippo Mason dunque, di campione veneto in carica Vladimir Milosevic, è titolo vinto il 4 di giugno a Fonte Alto nel Gran Premio Cantine del Bello, gara messa in cantiere dall'Unione Ciclistica Asolana, vanno per le conclusioni di questo settimo trofeo Mario Maschietto, verniciatura specializzata. Una volata incertissima, un bel testa a testa fino sulla linea d'arrivo, dove la spunta il campione veneto Vladimir Milosevic, impegnato bene dal coreaccio Filippo Mason. Per il terzo posto Federica Savia, sì, proprio una donna, ce n'erano 19 in corsa. Precede Porcellato, Elena Contarin, Busato, Livio Giacomin, Martina De Valier e Obetti alla decimo posto. Vladimir Milosevic, la maglia di campione veneto bagnata subito con lo spumante della vittoria. Sì, è andata, posso dire, bene. Ho fatto uno scatto sul cavalcavia e siamo andati io e Filippo insieme fino alla volata. Dove in volata l'ho battuto e ho vinto. Soddisfazione quindi in casa Velo Club San Vendemiano per il successo conquistato dal proprio portacolori sulle strade di casa. Una vittoria che conferma la bontà del vivaio nero-verde che parte dai giovanissimi e con junior ed allievi compresi tessera la bellezza di 60 ragazzi. Ma veniamo alla seconda batteria di questo settimo trofeo Mario Maschietto che ricorda un grande direttore sportivo del passato. Esordienti al secondo anno che vanno per 12 tornate sul circuito locale per un totale di 32 km. 53 concorrenti si sfidano sulle strade che il 2 di luglio saranno poi teatro dell'arrivo di tappa del Giro d'Italia femminile. Giornata che sarà arricchita da due prove mattutine per esordienti ed allieve, ovviamente al femminile. Il circuito che presentava a metà giro un cavalcavia come ideale trampolino per promuovere gli attacchi spronava i ragazzini all'agonismo, ma i tentativi erano sempre azioni isolate, mai accompagnate da altri corridori e così questi affondi si esaurivano velocemente. Abbiamo detto che nella gara precedente erano partite 19 ragazzine, ebbene 13 si sono schierate al via anche in questa seconda corsa. Tutte donne allieve che hanno così testato il tracciato che le vedrà protagoniste nell'attesa dell'arrivo del Giro Rosa.
Il gruppo intanto controlla senza fani alcuni allunghi che vengono ancora portati nelle ultime tornate. Controlla Ricuceva verso il suono della campana, preparandosi per un arrivo probabilmente a ranghi compatti in Viale De Gasperi. Ultimi 2600 metri dunque, e poi conosceremo il nome del vincitore, di colui che intascherà il secondo trofeo, Mario Maschietto, esordiente al secondo anno. Attacca a meno uno dalla conclusione Enrico Dalla Cia, pedale maranese. Il gruppo tarda un po' a reagire e così Enrico Dalla Cia va a cogliere per distacco una meritata vittoria, mentre Riccardo Grando regola il gruppo precedendo nell'ordine Sandrin, Longato, Florian, Vendramini, Menegaldo, Tagliapietra, De Ghetto e Paset al decimo posto. Prima vittoria stagionale e un arrivo davvero alla grande, in solitaria, e questo successo, quante emozioni? Tantissime, è la mia prima vittoria, quindi sono abbastanza contentissimo. Come mai hai deciso di attaccare e come è andata negli ultimi giri? Mi sentivo abbastanza bene, ho provato e sì, sono riuscito ad arrivare. Un palcoscenico internazionale prestato al mondo degli esordienti, comunque due gare emozionanti, spettacolari, che hanno deliziato il pubblico. Ma sicuramente il palcoscenico internazionale, ormai la nostra struttura è per gare internazionali, però non disegniamo neanche le gare giovanili, nel senso che ci prestiamo a preparare tutto l'organico come fosse una gara internazionale, comunque nella sicurezza dei ragazzini e nella sicurezza degli addetti ai lavori. Due gare direi splendide, baciate da un meraviglioso sole. Ringrazio qui presente Valentino Maschietto della ditta Maschietto Mario Eredi, che sempre ci supporta. Ringrazio tutti i collaboratori per questa giornata di sport e anche con questi due giorni, con la notturna di venerdì e la gara di oggi, si è conclusa egregiamente all'insegna delle nostre aspettative. Servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni e nello sport per la crescita dei giovani. Rientriamo ancora in diretta dallo studio di Teleciclismo. Vi ricordo gli appuntamenti di sabato, la diretta da Bruniera, e streaming domenica 18, quindi sabato 17, domenica 18. Non mancate a questi appuntamenti. Adesso è il momento delle classifiche. Diamante, e quindi sigla. Oro Gildo a Bruniera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. Vediamo da prima le classifiche individuali dalla categoria allievi. Al primo posto Andrea Piccolo, pedale senaghese con punti 63, secondo è Antonio Tiberi di Olimpia Valdarnese con 57, al terzo posto Nicola Plebani di Gruppo Sportivo Olimpia Valdarnese, quindi suo compagno di squadra con 53 punti. La classifica juniores, al primo posto Filippo Zana, Autozai Contri Bianchi con 110 punti, è seguito ex equo da Andrea Bagioli e Fabio Mazzucco, ambedue con 88 punti. E ora lite under 23. Alessandro Yabushenko, team Palafenice, guida la classifica con 136 punti, seguito da Giovanni Lombardi di General Store Bottoli con 79, e il terzo posto invece per Andrea Toniati del team Colpa, che di punti ne ha 71. E adesso subito a Marcord, Roldano Brion.
8 giugno, appuntamento per gli allievi in occasione della 39esima edizione della Scandolara Pianezze. La gara organizzata dal gruppo sportivo Scandolara, presieduta da Franco Carollo, prenderà il via da Scandolara di Zerobranco in provincia di Treviso alle ore 9 di fronte al monumento di quello che è stato l'idolo di casa, Franco Schiavon, tre giorni in rosa, Giro d'Italia del 1967, per concludersi poi dopo 56 km sul monte Cesen, località Pianezze, a quota 1070. Gara tanto cara a Silvano Puppato, presidente fra l'altro dei fan club Matteo Busato, e alla moglie, la signora Cristina, anche lei immersa nel mondo del ciclismo. Le immagini che stiamo osservando si riferiscono alla 27esima edizione disputata nel 2005 e vinta da Stefano Agostini, corridore che sapeva emergere soprattutto nelle gare in salita e proprio a fine stagione, il 9 ottobre, seppe far suo anche il Giro dei Cinque Laghi a Vittorio Veneto, gara valida per la classifica Oscar Tuttobici. Ultima vittoria questa da allievo. Anche da juniores si distinse nelle gare in salita, 10 vittorie nelle stagioni 2006-2007, vinse, ricordiamo, la Cittadella con gli Alpi, due volte la Noventa Enego, due tappe nelle due stagioni alla Tretta Bresciana, poi la Brescia Montemagno, la Rosà con gli Alpi, la Schio Cerbaro Tretto, tutte gare con conclusione in salita. E prima di approdare al professionismo, ricordò, approdò nel 2012, seppe coronare la sua carriera anche fra i dilettanti, fece 4 stagioni indossando la maglia tricolore conquistata nel 2010 a Pieve di Soligo. Riprendiamo ancora, autopresentazione per un'altra parte dei corridori di Autozai Contri Bianchi che sono qui con noi stasera accomodati sulla tribuna. Allora, cominciamo con la presentazione. Buonasera, io sono Matteo Panarotto. Buonasera, sono Nicola Graziato. Buonasera, sono Marco Fontana. Buonasera, sono Geremia Baratin. Bene arrivati anche a questi 4 corridori. Fra questi troviamo anche alcuni che sono convocati per il prossimo campionato italiano assieme appunto a Filippo Zana. 4 atleti, quindi altri 3 compagni di squadra con te. Io credo che questi che sono un po', come dire, i giorni della vigilia, ci sarà fermento, insomma, questa convocazione. La formazione veneta conta ben 24 corridori, senza dubbio è una corazzata. Allora, dal tuo punto di osservazione, poi sentiamo anche loro, cosa pensi di questa uscita che sarà per domenica prossima a San Salvatore di Monte Carlo, in provincia di Lucca, quindi regione Toscana? Beh, diciamo che sicuramente puntiamo a far bene anche in questa gara, la squadra è pronta, speriamo sì di ripeterci, di far bene come le altre gare, e secondo me ci sarà il caldo che potrà influire molto, sì. E comunque, di solito il nome del protagonista si fa in base al percorso che c'è. Il percorso del campionato italiano ti senti che potrai essere protagonista o non è adatto alle tue caratteristiche? Ma diciamo che sì, potrebbe essere adatto perché insomma ci sono 6 strappi da fare e comunque può venire fuori una gara dura. E so che tu preferisci le gare dure. Sì, sì, e speriamo che insomma, è un po' come su Villa? Internazionale, la piccola. Speriamo sia così. Perché l'hai vinto e che sì, magari si ripeta anche sotto il profilo tecnico, diciamo, il percorso di gara. Ma questa fase di avvicinamento come è avvenuta? Beh, insomma, questa settimana abbiamo lavorato bene tutti insieme, abbiamo fatto dei bei allenamenti collettivi in tutta la squadra, ci siamo preparati nel migliore dei modi. Adesso intanto vediamo alcune
alcune immagini che prontamente la regia ci sta proponendo. Le riconosci? Sì, su Villa, insomma, una delle gare più belle della stagione. Passiamo in un tratto, mi pare, no, dello sterrato, ultima sezione del percorso di gara. Beh, raccontaci questa fase. Qui è l'ultimo chilometro, l'ho presa, cioè, ho aspettato la volata, l'ho presa da secondo e poi, insomma, sono riuscito a saltare Pietro Bon in volata. Pietro Bon, che sarà della partita anche domenica prossima. Sì, ci sarà anche lui con la rappresentativa del Veneto, insomma. Cioè, nelle preparazioni c'è lo spazio, perché c'è questo spazio per familiarizzare, insomma, no, fra corridori. Sì, beh, abbiamo poi, un fra l'altro, vi conoscete tutti. Sì, sì, abbiamo un bel gruppo come Veneto e, insomma, speriamo che la maglia venga in Veneto quest'anno, dai. Ce lo auguriamo proprio, poi vediamo se dalla regia ci propongono ancora qualche altra immagine. Vediamo questa. Questa è Canale. Quest'anno le tue vittorie sono finora 4, no? Sì. Se non vado errato. Su strada. Su strada, su strada. Perché sì. Sappiamo che è grandissimo lui anche sul ciclocross. Noi teniamo conto, sì, per quanto riguarda l'attività su strada, considerato che parliamo proprio di attività su strada. Prima di entrare, ad entrarci ancora negli aspetti tecnici, Matteo Costanzi, che vede, diciamo, la squadra dall'ammiraglia, dalle retrovie, beh, è una, come dire, una gioia continua, allora, soprattutto questa squadra. Sì, è sempre una soddisfazione accompagnarli nelle gare, perché appunto i ragazzi si impegnano a fondo e grazie all'impegno raggiungono risultati molto buoni, quindi vederli correre sembra di essere lì con loro. Ma li guardi anche con l'occhio esperto di chi ciclismo l'ha visto nel passato? Beh, sicuramente. È masticato. Per 15 anni ho masticato un po' di asfalto, quindi, insomma, un po' mi ci rivedo nel gesto atletico loro, quindi anche per quello, nel limite del tempo, cerco di accompagnarli per... Restando e rimanendo ancora sempre nella compagine della regione Veneto, che parteciperà al campionato italiano, allunghiamo un po' il microfono a Marco Fontana. Sarai della partita? Sì, sarò della partita. Che cosa ti aspetti da questa nuova esperienza? Insomma, no, non è che capita sempre. No, infatti è stata una buona opportunità e sono molto felice di poterla cogliere e spero che... Ti sei preparato bene? Beh sì, come ha detto prima Filippo, abbiamo fatto una settimana di preparazione tutti insieme e abbiamo lavorato bene e speriamo che domenica possa essere un buon giorno. Matteo Panarotto invece, stessa domanda anche per te, perché insomma quando ci si avvicina ad appuntamenti come questo bisogna essere, come dire, a posto sotto ogni profilo. Sì, sì, beh, si sa. Poi l'italiano è sempre un'incognita, ma comunque sì, ci sarà anche il problema del caldo, ma in queste ultime settimane ci siamo preparati bene, per cui possiamo difenderci anche noi. Bisogna mirare in alto, guardare in alto. Allora, una domanda un po' per tutti. Quali sono quest'anno le opportunità, le possibilità, sempre per quanto riguarda questo appuntamento? Poi ritorneremo a parlare in maniera più dettagliata di Autozai contri Bianchi. Allora, cominciamo dal presidente. Guardando i nomi, ho detto sono 20, sono 24 scelti un po' da tutte le formazioni, no, del panorama veneto, con Autozai, poi troviamo Borgo Molino, la Liberta Scorzè, Cipollini, poi la Presix, l'Industrial Forniture Moro, Northway, Postumia 73, San Vendemiano, Termo King, l'Ausonia, che è vostra conterranea proprio, e Work Service gli 8. Sono, insomma, queste un po' le formazioni. Io credo che il selezionatore abbia scelto un po' la crema, no? È così? Qual è la vostra impressione? No, l'impressione è che il Veneto sia una bella corazzata. Ha le possibilità, le capacità, gli atleti, i corridori per poter fare molto molto bene. E porta per la prima volta, credo, la stessa maglia del Veneto,
c'è stata proprio... Che non è una cosa di poco conto, eh? Che non è una cosa di poco conto, ci sono alcuni aspetti sicuramente positivi e altri, qualcuno negativo, insomma, ecco, perché di certo i nostri sponsor, gli sponsor che tengono in piedi il ciclismo veneto, forse non saranno molto felici. Troveremo... Ma è come una squadra di calcio, però, che si identifica sul colore della maglia, questo credo sia importante per fare gruppo. Questo è l'aspetto positivo della... C'è meno della rivalità fra veneti, ma con non, la stessa maglia. Non credo che ci sia rivalità, perché comunque la corsa è impegnativa, la corsa è dura, il caldo sarà un caldo, non dico insopportabile, ma farà sicuramente la selezione, quindi resteranno sicuramente i migliori. Nel Veneto ci sono dei ragazzi migliori rispetto alle altre regioni, a parte la Lombardia, che magari sono qualcuno in più, ma sicuramente i ragazzi sapranno difendere il nome del Veneto in modo brillante. Insomma. Mauro e Emiliano, quali sono le regioni sulle quali bisogna guardare con attenzione, alle quali bisogna guardare con attenzione per prendere le misure e attuare una tattica difensiva anche, no? L'italiano è sempre una gara molto particolare dove la componente fortuna è forse molto più determinante di altre gare. La compagine veneta è ben attrezzata perché anche non da ultimi, diciamo, Fabio Mazzucco dell'Ormelle domenica ha vinto a Varese, dunque si gode di ottima salute, insomma, ecco. Abbiamo alcuni corridori in crescita, lo stesso Giulio Masotto, Vignato della Sergio 2000, dunque c'è una bella compagine. Per quanto riguarda gli avversari, c'è la Toscana, come sempre, che ospita il campionato. Dove c'è il campione regionale Cataldo, che corre con l'Unicash, che ha vinto il campionato regionale, solo sì, ha già vinto una o due gare di fila, mi sembra, abituati su quei percorsi. E poi abbiamo la Lombardia che comunque con Colnaghi, Gazzoli, cioè comunque. Emiliano, condividi questa tesi? Condivido anche io la tesi di Mauro e mi soffermerò di più sui toscani, perché correndo in casa sappiamo che i toscani sono molto, molto caldi, quindi quando corrono in casa hanno una marcia in più, insomma. E quindi ne vedremo delle belle domenica prossima. Adesso ancora un altro servizio, ci spostiamo a San Martino di San Biagio di Calalta per vedere gli allievi impegnati nel trofeo ristorante da Silvano. Monopoli, il divano da vivere secondo Desirè, gruppo aeromobile.com. Al ristorante da Silvano a San Martino di San Biagio di Callalta ritorna con la giornata di ciclismo giovanile, con la categoria allievi di Buon Mattino e con gli junior che si contenderanno poi il trofeo ristorante da Silvano nel pomeriggio. Allievi dunque in gara su di un circuito di 9 km e 200 metri da ripetersi per 8 volte per complessivi 73 km e 600 metri. Vediamo nel frattempo la signora Rosana, il vice sindaco di San Biagio di Callalta, Fiore Piaia, e Ivan Biadene, che è il presidente del sodalizio organizzatore, il centro sportivo Spercenigo. Comincia a muovere il gruppo forte di 120 corridori allievi per la prima prova, come abbiamo detto, di questa intensa giornata di ciclismo. Il ritmo nelle battute iniziali, che come dire, poi fra l'altro un giro di condizione in un percorso completamente piatto che passa da Pero, Cavrie e San Biagio di Calalta. Nelle battute iniziali non c'è nulla da segnalare, ma le azioni poi cominceranno ad alimentare questa mattinata di ciclismo, alla quale hanno partecipato anche alcune donne juniores.
Sono juniores che appunto per regolamento possono partecipare alle gare riservate alla categoria degli allievi. Una gara velocissima, una gara tirata, il percorso si addiceva bene alle alte velocità, percorso come abbiamo detto pianeggiante con anche dei bei rettilinei dove poter innestare il rapporto e spingere a tutte. E difatti la conformazione del plotone ne è una chiara immagine. Gruppo allungatissimo, velocità molto sostenuta. E cominciano a tambureggiare proprio gli attacchi. Stavolta è Giacomo Contarin del Giorgione, un treda trevigiano di Diese, alla seconda stagione nella categoria allievi, su quello che è il sovrappasso dell'asse autostradale Treviso-Porto Gruaro, che è stata, fin dalle primissime battute, la rampa di lancio per i tentativi di sganciamento. Su Contarin rientrano poi Venturella di Case Capes, Vicentino di Lonigo questo, assieme a Masarin di Industriale Forniture Moro, un corridore veneziano di Eraclea, e Pamio della Libertas Scorzè, lui corre con la formazione di Case. Ecco qui il drappello Venturella che passa al condurre in questo momento. Qual è il gruppettino che sta cercando di fare la differenza, che sta cercando di scardinare la resistenza di un plotone che però molto attento si riporta velocemente sulla testa della corsa. Una gara veloce, una gara per ruote veloci, quindi le formazioni vanno a controllare i vari tentativi e se davanti non c'è l'uomo giusto per puntare al successo, ben presto vanno a chiudere su queste azioni che si susseguono velocemente in questo secondo Gran Premio ristorante da Silvano. Dopo il rimescolamento ci riprova ancora per Case Capes, un corridore romeno che risiede a Vonel Padovano, e Cosmin Gadinceanu, che prende un po' di margine di vantaggio dalle retrovie. Scatta in avanscoperta Alberto Perviero del Fiumicello, o corridore padovano di Villanova, e quindi si va a formare una coppia al comando quando siamo oramai intorno a metà gara. Metà gara dunque se n'è andata, niente ancora di importante, solo allunghi, solo scatti, solo tentativi in questo secondo Gran Premio ristorante da Silvano, che voleva appunto ricordare questa figura importante che tanto ha dato al mondo del ciclismo, Silvano Faloppa, che era poi il titolare del ristorante dove si svolgono anche le operazioni di partenza e le premiazioni conclusive. Siamo a due giri dalla conclusione, c'è un nuovo rimescolamento, però i chilometri che separano i corridori dal termine, 18 chilometri, 400 metri ancora, consentono di proporre situazioni inedite, e la corsa ne ha mostrate davvero tante, anche se poi i vantaggi non sono nessuno degli attacchi, per ciò che riguarda il vantaggio, ha creato situazioni difficili per il gruppo che ha controllato sempre decisamente bene. Nasce nel penultimo giro un attacco con Sari, che è corridore di Case Industriale Forniture Moro, assieme a Grigoletto del Fiumicello, Dotto di Case Capes, Galina della Sprint Vidor con il compagno di squadra Paladine, poi per il Conscio Bellese e Tolomio, che formano appunto il drappello che si è andato a proporre al comando. Quindi una situazione nuova, e Gallina in coda che vediamo adesso, il corridore di Cairano San Marco in forza Sprint Vidor, mentre Sari di Industrial Forniture Moro, lui corre sulle strade di Casa, è proprio di Breda, di Piave, quindi queste sono le strade poi fra l'altro dei suoi allenamenti. Questo drappello se la dà a gambe quando scorre il penultimo giro, anche se da dietro c'è qualcuno che reagisce come Nicolò Tolomini del Conscio, che è riuscito ad agganciare questo trenino, ma la corsa non ne finisce qua. Siamo al passaggio adesso al suono della campana, 7 corridori al comando della corsa, un vantaggio che non supera però i 20 secondi. Quindi gruppo che sta sicuramente cercando di rientrare, e difatti nel corso dell'ultima tornata, dell'ultimo giro, il plotone si ricompatta, tutto nuovamente da rifare, e quindi si va per la conclusione di questo secondo Gran Premio ristorante da Silvano. Prova Pegoraro per Veloclub Città di Marostica assieme a Giovanni Vito di Case Capes, eccolo qua la coppia che proprio nel finalissimo si sgancia al comando mentre scorrono questi ultimi chilometri.
chilometri passando nella località di Pero, vediamo sullo sfondo il gruppo e quindi qualche altro corridore come Dotto di Cagecapes e Bonane delle Fuen agganciano i due al comando, leggerissimo il margine di vantaggio, lo sprint si propone quindi a ranghi ristretti, ecco qua il quartetto che ha proprio una decina di metri di vantaggio sul resto dei contendenti con Giovanni Vito che vince davanti al compagno di squadra Dotto, poi Pegoraro, Bonan, Stafuz, Garzara, Rizzi, Savio, Venturella e al decimo posto d'Este. Questa è la conclusione per quanto riguarda la prova riservata ai corridori allievi. Fra poco sentiremo anche, dopo aver visto l'immagine rallentata, la vittoria netta di Giovanni Vito, sentiremo anche la breve intervista. Uno sprint fra compagni di squadra, come dire, ti sentivi più veloce? No, è così. Questa stagione come sta andando per quanto riguarda risultati principalmente? Finora bene, però si potrebbe anche andare un po' meglio. Servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni e nello sport per la crescita dei giovani. Classifiche diamanti ancora. Sigla. Oro Gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. Classifica squadre, cominciamo dagli allievi. Al primo posto il team Giorgi con 139 punti, seguito da Pedale Senaghese che di punti ne ha 111. Il terzo posto Olimpia Valdarnese con punti 108. Continua a rimanere in cima alla classifica, Cremonese 1891 che di punti ne ha 188, seguita da Autozai Contribianchi con 178 punti, terzo posto per Borgo Molino Rinascita Ormelle che ha 132 punti. Fra gli elite under 23 guida la classifica il team Colpack con 339 punti, poi la Zalf Euromobili di Desiree Fior che di punti ne ha 287, terzo posto per Viris Maserati Sisal con 204 punti. E adesso Federazione in forma. Assegnati i campionati italiani pista, si comincia domenica 28 giugno al velodromo di Fiorenzuola. Ultimi titoli dal 2 al 6 ottobre a Montichiari. Sono interessati a questa contesa nazionale anche i velodromi di Firenze, Dalmine, Pordenone e Ascoli Piceno. Porto Sant'Elpidio, non solo meeting, inizia oggi 15 giugno la manifestazione dedicata ai giovanissimi che ha una serie importante di eventi collaterali di intrattenimento in programma appunto nella cittadina marchigiana. Si comincia venerdì 16 giugno con il gruppo musicale a Pasquella, sabato 17 seconda tappa con i Bolivers Band Show. E andiamo avanti ancora con Federazione Ciclistica Italiana e Tour Club Italiano, incontro tra il presidente di Rocco e il direttore generale del Tour in Lomberto Mancini per risaldare fra l'altro l'azione comune su tematiche quali la valorizzazione del paesaggio, gli itinerari ciclabili, la viabilità sostenibile e la difesa dei ciclisti, utenti deboli della strada. Esiste un forte legame storico e di interessi comuni fra Federazione Ciclistica Italiana e Touring Club Italiano, un legame che affonda le radici nella storia dalla nascita dei due enti e soprattutto sulle regioni
del proprio operare. Si ricorda infatti che il nome di origine era Touring Club Ciclistico Italiano, nato per iniziativa poi fra l'altro di un gruppo di ciclisti cui intento principale era la diffusione della bicicletta. Poi con il passare degli anni si sono divise questi due enti, ma adesso c'è questa coesione proprio dalla passione condivisa per il mondo della bicicletta, declinata poi fra l'altro in tutte le sue espressioni. Nasce l'incontro che si è svolto proprio ieri presso la sede della Federazione Ciclistica Italiana tra Lamberto Mancini, direttore generale del Touring Club Italiano, e il presidente Renato Di Rocco. BMX, la Coppa Europea, richiesta di iscrizione delle gare per il 2018, 2019 e 2020, sono già aperte. La federazione ricorda che il termine della presentazione delle candidature per il 2018 alla struttura tecnica federale è prevista per il 3 luglio prossimo. Andiamo avanti con un'ultima notizia, mondiali marathon per gli azzurri che sono già stati convocati per Singen in Germania. È definito il gruppo che Mirko Celestino porterà in Germania per l'appuntamento iridato dal 22 al 25 giugno, quindi a breve scadenza. I convocati sono Francesco Casagrande, Gianni Cattaneo, Paolo Colonna, Cristian Cominelli, Francesco Failli, poi ancora Damiano Ferraro, Mara Fumagalli, Mattia Longa, Daniele Mensi, Maria Cristina Nisi, Jessica Pellizzaro, Fabian Rebensteiner e Yuri Ragnoli. Con questo abbiamo concluso anche Federazione Informa. E torniamo adesso a Autozai Contri Bianchi, ritornando all'attività agonistica di questo gruppo. Abbiamo spaziato un po' quello che sarà l'appuntamento di domenica prossima, ma torniamo alla società veronese. Sono cambiati i tempi, Roberto, c'è l'evoluzione poi dei tempi, no? E quindi necessità e modi di fare ciclismo che si adeguano, sembra quasi un gioco di parole, ai tempi. Quali sono le necessità nel mondo del ciclismo, ma poi in maniera più specifica della categoria juniores? Io dico sempre che è un po' una categoria delicata. Sì, è una categoria delicata perché è un passaggio impegnativo per i ragazzi, soprattutto perché stanno finendo la scuola ma non l'hanno finita. E quindi sono molto impegnati da questo punto di vista. Le necessità, io ho sentito, allora il gruppo ciclistico Autozai Contri Bianchi non è sicuramente più ricco o più povero di altre società, è da sfatare questa cosa. Facciamo la stessa fatica che fanno tutte le altre squadre. Questa è la verità. Quindi anche noi dobbiamo continuamente pensare, rivedere, riproporre, riorganizzare. Ecco. Se c'è un punto a nostro favore, potrebbe essere che ci stiamo organizzando, siamo capaci di organizzare le cose frutto dell'esperienza ormai maturata per la sola categoria juniores. Noi abbiamo fatto sempre e solo esclusivamente la categoria juniores. Quindi siamo, preparati per una migliore organizzazione. Ecco, questo è il nostro punto a favore, Sempre sta a significare che siete preparati per questo o sempre sta a significare che non pensate alle categorie superiori o quelle inferiori? No, non abbiamo mai pensato perché non ci siamo mai innamorati dei corridori. Questa è una battuta che magari è fatta adesso in questo momento, però quando noi abbiamo avuto dei corridori molto forti e la tentazione l'abbiamo avuta di dire continuiamo per portare avanti questo corridore. Noi lo diciamo, io lo dico da presidente, la verità è che non ci siamo mai innamorati dei corridori. Che poi diventa difficile, che poi
non si può andare avanti, non si può tenere a fronte a più situazioni, a più realtà. Noi abbiamo sempre seguito la categoria juniores, crediamo di averla sempre fatta abbastanza bene, abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni sicuramente, ma questa è la nostra categoria, questa è la nostra esperienza, questa è la nostra fatica che noi stiamo facendo da molti anni. La fatica poi anche premia, insomma. Ecco, riprendendo quello che ha detto il presidente Mauro, Emiliano e Matteo, dobbiamo dirlo però che i vostri atleti ve li coccolate. Noi vediamo un po', no? Nelle corse, insomma, no? Si pensa tutto quasi come fossero i fratelli minori o i figli, no? È un po' così? Sì, io ed Emiliano, parlo per quello che riguarda me, io sono un insegnante a scuola, dunque qui ragazzi ci vivo per lavoro e anche per passione. E anche per lo sport. Siamo sempre con loro, a volte tra virgolette li tiriamo matti, però lo facciamo un po' per loro bene, cioè nel senso cerchiamo di metterli a disposizione tutto quello che possiamo dare dal punto di vista anche dell'esperienza, della presenza, perché loro si sentono tranquilli e possono svolgere al meglio quella che è la loro passione. Dopo l'augurio è quello di continuare, però loro sono preparati, sanno che comunque è uno sport molto selettivo, più in questi anni rispetto agli anni scorsi, perché purtroppo la categoria juniores, molti dicono sì, ma poi uno che va forte dopo smette, però è anche vero che uno che non va forte in questo momento qua fa fatica a trovare squadra, e in Italia a tutti gli effetti sono poche squadre che riescono a dare una certa affidabilità di attività, perché questa è la realtà purtroppo. E continuità. E continuità. Dopo vuoi che sia un problema economico, vuoi che siano altri problemi, però questa è la realtà che noi dobbiamo affrontare, senza tener conto che secondo me fra qualche anno non mancherà molto che qualche nostro talento juniores farà le valigie e andrà all'estero. Noi abbiamo in contatto Affini. Già questo ci siamo. Noi abbiamo Affini che adesso corre con una squadra olandese, praticamente una contenta olandese, e lui stesso stamattina mi ha detto: guarda, là è un ciclismo diverso dal nostro. Sto vedendo cose diverse rispetto a quello che è in Italia. Dopodiché sfondare il nostro sport è difficile, perché sentiamo, è veramente difficile. Sentiamo anche Emiliano, mi piacerebbe però poi capire le diversità, che per certi versi magari già conosciamo, ma chi vive all'interno, proprio dentro, ecco, queste realtà che sono diverse dall'Italia, chi lo sa che non ci sia l'opportunità prima o dopo di poterli avere qua in trasmissione per sentire quali le diversità. Emiliano? Ma come ha detto Mauro e come abbiamo già detto, la categoria juniores è diventata una categoria molto impegnativa. Possiamo dire che è diventata un po' il dilettante di una volta. Io ho fatto juniores nel 99-2000 e ho smesso di correre nel 2009 e sono ritornato a allenare subito, ho cominciato a allenare nel 2010 e i ragazzi di oggi dobbiamo seguirli molto di più confronto 10 anni fa, devi spiegargli tutto dall'ABC, anche se è il nostro lavoro, tra virgolette, però penso che i ragazzi di oggi sono meno preparati di 10 anni fa. E il problema è che si perdono nella categoria dilettanti perché non sono più seguiti a modo, secondo il mio punto di vista, come sono seguiti nella categoria juniores. Ed hanno più bisogno adesso che 10 anni fa di essere seguiti anche nella categoria dilettanti. Hai capito, questo è un altro punto cardine della nostra discussione che riprenderemo fra poco dopo aver visto insieme il prossimo servizio. Ci spostiamo a Ponte della Priola in provincia di Treviso, campionato italiano gentleman. Susegana, in provincia di Treviso, ospita il campionato italiano riservato alle categorie Gentleman 1 e Gentleman 2.
tricolore che si disputa sotto l'egida dell'Axi settore ciclismo. Si corre all'ombra del castello di San Salvatore, che sovrasta questo centro nelle vicinanze di Conegliano. Allestisce l'appuntamento il gruppo ciclistico Ponte Priula e la regia organizzativa è affidata a Franco Giacomin, coadiuvato dalla presenza di Lino Bett, un appassionato ed insostituibile personaggio, consigliere anche nella formazione continentale della Trevigiani. Da Susegana a ranghi compatti si muove tutti assieme per un tratto di trasferimento fino a Ponte della Priula, nelle vicinanze del centro revisioni Enrico Bett, dove Lino aveva parcheggiato in bella mostra la storica Topolino, tante volte presente nelle gare amatoriali. Poi al Duomo, in colonnamento e partenza ufficiale per lo schieramento che raggruppa i Gentleman 1, concorrenti che vanno da un minimo di 50 anni ad un massimo di 55. Poco più di 90 km da percorrere, prima su di un circuito pianeggiante di 14 km da ripetersi per 5 volte, poi in direzione Pieve di Soligo, dove qualche settimana fa si era svolta l'internazionale per la categoria Juniores, si andrà lungo 22 km ad affrontare le rampe del Collalto, che attraverso anche 2 km di sterrato condurranno verso il castello e del successivo arrivo a Susegana, da dove i concorrenti erano partiti per il trasferimento. 90 corridori circa si sono schierati al via per contendersi la maglia tricolore ed il memorial Valerio Grigolin, su cui era imperniata la manifestazione. Era presente anche Roberto Grigolin, titolare dell'omonima azienda di ghiaie e calcestruzzi, che ha sede proprio a Ponte della Priula e oramai da tanto tempo sostiene questo gruppo organizzatore che fa capo a Franco Giacomin e Lino Bett e che partecipano a questa corsa con un proprio rappresentante, vale a dire Valerio Pavel, classe 66, che gareggia appunto con i colori del gruppo ciclistico Ponte Priula e le insegne del gruppo Grigolin. Al secondo giro rompono l'indugi Fabrizio Garavini, Borello Cycling Team, e Paolo Rolf dell'Engine Bike, che vengono poi raggiunti al quarto giro da altri quattro concorrenti, e vale a dire Paolo Andrea Alaberti, Club Minodenti, Massimo Costante Picco, Auto Berretta, Mauro Pasquale Racing Team Caneva e Luigino Zanetti Iperlando. Un sestetto che viaggia forte e trova l'intesa per distanziare il gruppo che accusa un ritardo di 1 minuto e 30. Sembra questa l'azione buona, la fuga che può andare fino alla fine e giocarsela poi nel tratto più impegnativo del Collalto o magari con chi ha più abilità cercare la soluzione sul tratto di sterrato abbastanza lungo per poter riservare anche sorprese. Gentleman 1 dunque a darsi battaglia sulle strade trevigiane dell'Alta Marca, a Ponte della Priula, sede del gruppo Grigolin, sulla riva sinistra del fiume Piave, dove tante commemorazioni ricordano gli eventi della Grande Guerra. Sei uomini, Garavini, Rolf, Alberti, Picco, Pasquale, Zanetti, che tengono a buona distanza un gruppo che però non va mai alla deriva. Un plotone che esprime ancora delle possibilità di recupero. Il finale è molto interessante, potrebbe sempre rimescolare le carte, non è una salita lunga, piuttosto uno strappo secco, breve marcigno, poi la strada bianca che arriva proprio a qualche chilometro dalla conclusione. La discesa fino ai 400 metri e la sede stradale piuttosto stretta, con qualche curva dove ci sarà da metterci attenzione, potrebbero giocare un ruolo importante ai fini della vittoria. Davanti intanto rimangono in cinque e tra i battistrada non c'è più Luigi Zanetti, Iperlando, cinque uomini che vanno con determinazione a condurre questo 15° Memorial Valerio Grigolin, valido come prova unica per l'assegnazione del titolo di campione italiano categoria Gentleman 1. Ricordiamo in gara tesserati Axi ed era presente anche il presidente provinciale di Treviso Campaner. Cala però il vantaggio dei fuggitivi, dietro il gruppo si sta organizzando e secondo dopo secondo sta rosicchiando il vantaggio accumulato dei cinque protagonisti nei chilometri precedenti e nel giro di una tornata mette la parola fine a questo tentativo che inizialmente sembrava avere le credenziali a posto per una buona riuscita. Gruppo compatto dunque quando la corsa lascia il circuito al termine dei cinque giri e si incammina verso l'ultima parte, quella che deciderà chi sarà il vincitore e nuovo campione italiano categoria Gentleman.
Anche i colori della società organizzatrice si fanno vedere con Valerio Pavel, ed è una fase questa dove in tanti provano ad anticipare prima della salita. Scatti e dalunghi vanno a sollecitare un'andatura che è sempre stata sostenuta fin dai primi chilometri. Chi si sente battuto o non è all'altezza dei migliori quando la strada salirà azzarda il tutto per tutto in questa fase ancora pianeggiante. La cosa riesce bene a Mario Veronesi, portacolori della formazione trevigiana Spezzotto Test Team, che tutto solo inizia la sua avventura al chilometro 70, quando ne mancano ancora 20, e tra poco la strada comincerà a presentare i primi contrafforti. Il gruppo intanto lascia fare e concede una trentina di secondi. Tutta l'attenzione dei più forti è rivolta verso quello che sarà il punto chiave della corsa. La rampa a 10 km dalla conclusione, laddove chi avrà energie potrà spiccare il volo verso il traguardo finale di Susegana, posto in Piazza Martiri, un traguardo che vale un tricolore. Continua intanto l'azione di Mario Veronesi, che all'inizio, vedendosi tutto solo, era un po' incerto sul da farsi. Poi però, visto che guadagnava terreno, decideva di andare fino in fondo, ben sapendo che l'impresa per lui sarà alquanto ardua. Ed infatti, proprio ai piedi dello strappo, il gruppo lo va a riprendere e subito è lotta per le posizioni con tutti i migliori in rampa di lancio. Di nuovo in prima fila Massimo Picco, è lui a tirare le fila all'inizio della rampa, 300 metri davvero terribili, poi spiana un po' arrivando in centro da Collalto. Arriva davanti anche Carlo Capitelli, suo compagno di squadra, che tira via un'altra botta prima che le pendenze si facciano meno aspre. Si allunga il gruppo e non ci sono grossi frazionamenti, nessuno vuole mollare, molto probabilmente sarà il tratto di sterrato a complicare un po' le cose. Capitelli insiste, tiene alto il ritmo, ma dietro sono ancora tutti là, attaccati. Giovanni Cadenotti in seconda posizione, poi via via tutti gli altri. La corsa non si sblocca, si va su allungati, ma praticamente tutti raccolti, spazi ristretti. Da qui all'arrivo sarà tutto terreno terribilmente difficile e tecnico. Lo sterrato e poi la discesa che precede il rettilineo finale giocherà sicuramente a favore dei primi della fila, difficilmente recuperare anche pochi metri per chi viaggia oltre la decima posizione. Quindi sono avvantaggiati quelli che entreranno davanti nel tratto ghiaioso, poi però bisognerà saper guidare e districarsi bene, perché fino alla fine questo tracciato nasconde tante insidie. Ci vorrà anche un pizzico di fortuna per non incombere in qualche foratura o caduta. Capitelli è sempre lui a condurre con Fabio Zamparin alla sua sinistra, non c'è però il vuoto dietro, qualche buco di pochi metri, ma sostanzialmente la fila, seppur molto dilatata, propone ancora tante soluzioni, almeno per chi pedala nelle prime posizioni. Una corsa dunque incerta fino all'ultimo, titolo tricolore in palio, una storia da raccontare per il vincitore quando ritornerà a casa. E con questa situazione molto aperta andiamo sul rettilineo d'arrivo, dove dopo 90 km tiratissimi ed un finale risolto con la forza negli ultimi chilometri, Campaner e Lino Bert sono pronti ad applaudire il vincitore, e vale a dire Gianluca Vezzali, portacolori della polisportiva Besanese, che compie i 90 km in 2 ore e 10 primi alla media di 41.540 e conquista così il titolo di campione italiano categoria Gentleman 1. Seguono poi nell'ordine d'arrivo Carlo Capitelli al secondo posto, Tiziano Benedetti al terzo, poi ancora Fabio Zamparin, Daniele Bruschi, Mariano Scuz, Franco Chiste, Valentino Cubi, Davide Bellato e Simone Gottardi, che conclude al decimo posto. Ecco il podio adesso con il vincitore. Ed eccoci con la partenza della seconda prova, sempre da Susegana, dove si corre per il titolo italiano cicloamatori categoria Gentleman 2, dai 55 ai 60 anni, la fascia di età di questi concorrenti che si sfideranno affrontando lo stesso tracciato della gara precedente, quindi 5 giri in circuito pianeggiante e poi l'ampia tornata conclusiva con lo strappo del Collalto. Ovviamente con la regia di Franco Giacomin e la presenza significativa di Lino Bert è sempre il gruppo ciclistico Ponte Priola ad allestire, e al termine dei 90 km previsti, oltre alla maglia tricolore, si assegnerà pure il 15° Memorial Valerio Grigolin. Da sottolineare il patrocinio del comune di Susegana e l'appoggio in segreteria dello staff provinciale dell'AXI, settore ciclismo, preciso ed organizzato nell'espletare i compiti preliminari e del dopocorsa. Una corsa che parte alla garibaldina, la media subito elevata, è il chiaro sintomo dell'impegno e della passione che esprimono questi non più giovani atleti. Un susseguirsi di scatti libera ben presto un'azione che diventerà poi il motivo per l'intero arco di gara.
si propongono in avanscoperta in 5 corridori che vanno ad imporre un ritmo forsennato e di conseguenza a guadagnare, dopo solo qualche chilometro, più di un minuto di vantaggio, in virtù anche del gruppo che non ha reagito prontamente e ha lasciato spazio a Michele Bianco, Trebis Algareda, Agostino Durante, Pioggia in faccia, Renzo Marcon, Gruppo Ciclistico Cima, Daniele Canesin, Engine Bike e Walter Rossi, Extremo di Midisi. Li vediamo in azione, in un attacco il loro che sta scavando un buon divario nei confronti del plotone. La loro intesa collaborativa ha immediatamente trovato i giusti sincronismi per essere efficace e redditizia. Rapporto in canna e cambi regolari, lavoro equamente spartito, sono gli ingredienti che fanno la differenza e il loro comportamento sta producendo i frutti che si aspettavano. Vantaggio che sale ancora fino a superare i 2 minuti. Gruppo incapace di reagire per arginare questa fuga che sembra avere tutte le credenziali per una buona riuscita, anche perché tra i 5 di testa pedalano nomi come Agostino Durante e Renzo Marcon, vecchie conoscenze trevigiane del mondo cicloamatoriale. Ritmo comunque sempre sostenuto, pedalano davvero con tanto impegno, probabilmente sanno anche di poter dare tanto e sentono di poter reagire fino alla fine e quindi sfruttano questa occasione nata nei primi chilometri di corsa. Il gruppo di tanto in tanto è scosso da qualche accelerazione, ma non dà continuità all'azione e quindi viene sempre premiata la regolare andatura di 5 uomini al comando, che ricordiamo sono Michele Bianco, Agostino Durante, Renzo Marcon, Daniele Canesin e Walter Rossi. Il più giovane tra questi è Walter Rossi, classe 1962, 30 dicembre è la sua data di nascita, mentre il più anziano è Daniele Canesin, è nato il 5 di agosto del 59. Bianco e Marcon sono del 1960, mentre Durante è del 1961. E con questa situazione, dopo aver concluso le 5 tornate iniziali in circuito, si va ad affrontare quello che sarà il punto chiave di questo campionato italiano gentleman, e vale a dire la salita del Collalto. Alle spalle dei 5 Battistrada si sganciano 8 uomini, ma il loro ritardo nei confronti di Battistrada è oramai incolmabile. Non hanno nessuna possibilità di riagganciare i fuggitivi che oramai si stanno avvicinando velocemente al momento della verità. Inizia così la salita, primi 300 metri impegnativi, poi cambiano le pendenze che diventano più abbordabili per 500 metri e tornano a farsi sentire prima di entrare sullo sterrato, che rimane per le difficoltà che presenta sempre un'incognita. Agostino Durante non sta a temporeggiare e detta la sua cadenza immediatamente fin dai primi metri dell'ascesa, un passo che gli altri stentano a reggere e così pian piano il portacolori della formazione trevigiana Pioggia in faccia, metro dopo metro, guadagna terreno e si avvantaggia sul resto della compagnia. Conosce bene le sue potenzialità e conosce bene anche il finale, gli ultimi chilometri, anche dopo la salita e lo sterrato, che non sono da ritenersi facili. La discesa molto tecnica bisognerà affrontarla anche con un po' di cautela, ma per chi è davanti sufficientemente veloce per non farsi raggiungere. È decisamente un finale alquanto complicato, dove bisognerà essere forti ma pure anche lucidi per affrontare al meglio le insidie della parte conclusiva. Scava il vuoto intanto Agostino Durante, che sale bene e non accusa flessioni, 20 secondi il suo vantaggio sul primo inseguitore, vale a dire Walter Rossi, più indietro gli altri che sembrano non avere più le energie per contrastare l'azione solitaria di Durante. Rimane il solo Walter Rossi alle spalle del Battistrada, un Rossi che soffre ma non molla completamente e quindi caparvio rimane sulla scia di Agostino Durante, che dà comunque impressione di non accusare cedimenti. È tutta qui la lotta per la conquista del titolo italiano Gentleman 2. Tra poco il tratto di Strada Bianca, un segmento di 2 chilometri circa che dovrà essere affrontato con decisione, ma bisognerà essere anche attenti per non incorrere in qualche scivolata sempre possibile sulla ghiaia che ricopre il fondo stradale. Sempre nell'ordine di 20 secondi il vantaggio di Durante, che ha fatto la differenza nel tratto più arcigno dello strappo del Collalto. Ora Rossi alle spalle sembra aver trovato la cadenza giusta e sale di pari passo con la testa della corsa, con Agostino Durante che inizia lo sterrato, strada praticamente pianeggiante che presenta anche qualche breve discesa. Si alza quindi la velocità e la bici a volte incontrando la curva diventa quasi ingovernabile. Succede quello che non vorresti mai. Ma purtroppo la sfortuna ferma Agostino Durante, vittima di una foratura, e svanisce quindi in un attimo il sogno tricolore.
Rossi è primo inseguitore, si ritrova quindi inaspettatamente al comando e, salvo altri imprevisti per il portacolori dell'estremo di Medisi, la strada verso il successo si apre improvvisamente. Fermo Agostino Durante, tutti molto distanti gli altri, non ci sono più ostacoli per Walter Rossi che corre verso il traguardo di Susegana in perfetta solitudine. Bravo comunque a non mollare quando Durante era da solo al comando, bravo a crederci sempre fino alla fine. Sono percorsi questi dove ti puoi aspettare sempre di tutto, dove a volte la fortuna gioca un ruolo importante. Il castello di San Salvatore annuncia che il traguardo è lì, a poche centinaia di metri. Ancora una veloce picchiata verso l'abitato di Susegana e poi per Walter Rossi sarà trionfo. Sarà suo il titolo italiano categoria Gentleman 2. Una fuga a 5 nata all'inizio, poi la performance prima e la sfortuna poi di Agostino Durante ed infine la cavalcata negli ultimi chilometri di Walter Rossi, che sta già gustando l'emozione di un successo che gli stava sfuggendo ma che invece, grazie a circostanze fortunate, ha riagguantato in questi ultimi chilometri. È fatta oramai, è lui, Walter Rossi, il vincitore, è il nuovo campione italiano, maglia che vestirà dopo aver corso i 90 km in 2 ore e 14 primi alla media di 40 e 300. Alle spalle del vincitore, con vari distacchi, concludono al secondo posto Renzo Marcon, che precede a sua volta Daniele Canesin e Michele Bianco, praticamente gli uomini della fuga, a parte lo sfortunato Durante. Seguono poi nell'ordine quinto Weber, sesto Soro, settimo Petrollo, ottavo Rivoltini, nono Meo e decimo Giovagnini. Andiamo adesso a sentire Lino Bette, uno degli artefici, assieme a Franco Giacomin, di questa manifestazione, che si è conclusa nel migliore dei modi, senza nessun incidente. Lino Bette è tra gli organizzatori di questo campionato italiano. Alla fine la giornata splendida di sole ha favorito una bella manifestazione. È stata una grande giornata, bellissima, di ciclismo qui a Ponte del Priulo e Susegana, veramente bella. Anche il ciclismo amatoriale riesce a dare delle forti emozioni, soprattutto ai loro familiari e ai loro figli. E l'emozione avuta da ragazzi giovani, la nostra speranza è quella che nel futuro questi ragazzi abbiano la passione del ciclismo, e dare così la continuità al ciclismo vuol dire una gioia immensa per i veri sportivi e per gli amanti del ciclismo, e questo penso che sia la cosa più bella. E grazie al presidente Gregolin e tutti i collaboratori e soprattutto a Franco Giacomin, direttore generale e segretario, per questa bellissima manifestazione. Cosa devo dire? Evviva il ciclismo! A Ponte della Priola c'è risposta alla famosa e storica Topolino. Dimmi qualcosa su questa macchina. È una vettura che io amo molto perché è stata modificata con le mani da mio padre. Non è una Topolino originale, ma una Topolino modificata, come ripeto, degli anni 50 da lui, e per questo la tengo come una cosa cara, perché mio padre era un artista nato. Torniamo in studio e adesso vediamo insieme il Gran Premio Nazionale di Lier, che è curato da Rino Baron e tiene in considerazione le gare a carattere nazionale ed internazionale sul territorio italiano. Invece, per quanto riguarda le corse all'estero, soltanto se queste sono con la nazionale azzurra, quindi con la maglia azzurra. Sigla e poi classifica.
Il leader della classifica è proprio qui con noi stasera in studio, Filippo Zana, Autozai Contri Bianchi, con 115 punti. Al secondo posto Fabio Mazzucco, Borgo Molino, Rinascita Ormelle, che di punti ne ha 112. Al terzo posto Andrea Bagioli del Canturino con 92 punti. Al quarto posto Andrea Pietrobona di Northway con 85. E il quinto posto invece per Davide Ferrari, cremonese, 1891. Questa è la classifica del Gran Premio Villiers. Filippo Zana in cima anche a questa classifica, è una classifica di rendimento come quella che prepariamo noi a teleciclismo. Questa però tiene in considerazione gli appuntamenti, di vertice. Te immaginavi di essere salito in cima già da un paio di settimane? Grazie ai risultati poi di Pieve di Soligo, dove c'è stato un ottimo piazzamento, anche là una bella contesa. Sì, diciamo che insomma. Io mi domando poi anche, fra l'altro, sono le classifiche, e quando confrontate le classifiche poi andate a vedere anche se i punteggi sono veritieri? Ma per adesso no, poi vedremo, dai, comunque. Sai perché dico questo? Perché alla fine anno, quando noi presso il ristorante Fior completiamo la stagione con le premiazioni delle classifiche diamante proposte da Oro Gildo, qualche volta ci scontriamo con i punteggi, no? Perché magari tralasciamo alcune cose. Beh, per quanto riguarda il teleciclismo, diciamo già subito, teniamo conto soltanto delle prove su strada e non delle prove su pista. E per quanto riguarda la pista? Beh, diciamo che all'inizio dell'anno abbiamo fatto preparazione su pista e siamo andati a fare delle gare al velodromo di Montichiari, e adesso teniamo comunque fatta la pista durante la settimana, per, insomma, dà sempre un aiuto importante per la strada, però diciamo che non facciamo molte gare in pista. Qua vediamo, torniamo ad un altro appuntamento, forse proprio Pieve di Soligo. Campionato regionale. È il campionato regionale questo. Qua è il momento topico della corsa, lanciato lo sprint, quello che vale il punto, appunto, il campionato regionale veneto. È stata una bella contesa? Sì, perché Fabio Mazzucco comunque sta andando forte. Quindi. E poi fra l'altro correva in casa, insomma, no? Ha preparato la sua società questo campionato. Sì. Ci sono sempre questi gesti di cordialità fra i corridori? Come si vive in gruppo diciamo il confronto, no, agonistico che ci deve essere poi fra l'altro? Si cerca sempre di andare tutti d'accordo, insomma, perché non è molto, molto bello, insomma, che ci sia qualcuno, insomma, che. Da quest'altra parte, sentiamo anche da quest'altra parte. Là vicino a Baratin c'è il microfono. Sempre da muro d'accordo o l'agonismo qualche volta fa andare fuori le righe? Credo sia bello che in gruppo ci sia armonia, ed è bello fare gare dove i corridori insieme corrono bene e sono amici. Poi la gara è gara. Infatti, questa è una bella affermazione. Marco Fontana, se non fosse così, adesso sarebbe, come dire, un po' difficile fare gruppo al campionato italiano, no? Sì, esatto, e quindi i gesti di cordialità devono esserci e appunto poi si corre. Anche per Nicola Graziato è la stessa cosa? Sì, l'amicizia tra corridori c'è. Però bisogna stare attenti, insomma, perché l'agonismo deve essere un sano agonismo. Esatto, insomma, non bisogna farsi male, perché deve sempre vincere il migliore. Matteo Panarotto? Sì, penso che comunque la sportività deve rimanere un punto fondamentale di questo sport. Adesso la domanda è un po' per tutti, perché è terminata la scuola, no? Molto spesso sembra quasi sia uno scusante dire ma c'è la scuola, quindi ho poco tempo per la preparazione, adesso questa scusante non c'è più. Scusa un attimo Mario, prima di concludere l'argomento prima di concludere l'argomento dei litigi, voglio concluderlo io dicendo che diciamo che il ciclismo è cambiato tantissimo rispetto a una volta.
Adesso rispetto alle volte ci sono litigi meno, tutti d'accordo, una volta ce n'erano tanti più litigi, tantissimi. In ogni gara vedevi pugni, è vero? Prese per il manubrio e cose di questo genere. Beh, meglio così che non succeda più. Però, tornando alla mia domanda precedente, adesso l'impegno è diverso allora, che non c'è più, come dire, da frequentare le lezioni, insomma, no, durante la settimana. Sì, comunque liberati dalla scuola si può dare più, si può gestire meglio il tempo, quello libero, quello in bici, per cui si può pensare meglio al programma delle corse e poi comunque gli appuntamenti importanti ci sono e è sempre bene arrivare preparati. Graziato, senti che la gamba gira meglio adesso che insomma che puoi stare sulla bici per la preparazione qualche tempo in più, qualche ora in più. Sì, ora che la scuola è finita il tempo è dedicato quasi tutto alla bici, quindi gli allenamenti vengono più facili, mentre prima i tempi erano molto stretti, quindi allenandosi meglio si sentono anche i risultati in gara, che arrivano risultati migliori. Marco Fontana, non è che poi la bici, quando c'è il momento dell'interrogazione, diventa una scusante se magari non si è preparati troppo? Eh beh sì, perché appunto durante l'anno scolastico la bici occupa il pomeriggio quasi interamente e il tempo per studiare è poco, però adesso che è finita ci si può concentrare pienamente solo su questo. Ecco che qualcuno dice anche, poi sentiamo Barattin, che gli insegnanti dovrebbero avere, come dire, un occhio di riguardo, no? Per chi si impegna come i ragazzi juniores in maniera agonistica determinante. I vostri insegnanti come vedono la vostra attività? Diciamo che è un argomento che ci tocca molto da vicino perché spesso c'è poco supporto dalle scuole a nostro favore. Ci si aspetta che i ragazzi che il pomeriggio occupano dalle 4 alle 5 ore possono studiare o fare interrogazione come gli altri che in realtà il pomeriggio lo occupano solo per studiare. Secondo me nella scuola in Italia, indipendentemente che uno faccia il liceo o diversi istituti, ci deve essere più tempo per i ragazzi che fanno sport e attività agonistica. E spero che ci sia questa possibilità in futuro perché ora come ora è veramente difficile conciliare i due impegni. Infatti è difficile conciliare l'impegno e lo sport non deve essere scusante, Filippo? Beh sì, comunque diciamo che dalle scuole sì, abbiamo molto, molto a favore, insomma. C'è... Al di là che uno faccia sport o meno, sì, l'impegno è impegno a scuola. Sì, diciamo che ci sono degli ostacoli da parte delle scuole, comunque c'è, insomma, cerchiamo di farcela. Mauro, tu vedi i ragazzi anche sotto questo profilo, no? Visto che fa parte della tua quotidianità, possiamo dire così? Vabbè, diciamo che comunque il problema, l'esigenza è quella che l'impianto scolastico italiano è nettamente diverso magari da quello estero, perché di media tutti i ragazzi si alzano mattina alle 6 e tornano 2:30, 2:45 da scuola, poi di mezzo ci sono anche gli stage, dunque l'impegno è scolastico, che comunque deve essere il primo impegno a questa età qua, perché è impensabile che un ragazzo a questa età qua faccia solo il ciclista a tempo pieno, prima la scuola, sicuramente è importante perché è una garanzia. Il problema che io vedo è che gli altri sport politicamente sono molto più forti, e i calciatori, i pallavolisti, adesso sto vedendo anche chi gioca a rugby, sono molto più performanti, hanno molte più disponibilità da parte di istituti scolastici. Infatti, scusa, il calcio ti porta via il ragazzino a 7-8 anni, se lo porta a casa lo fa studiare all'interno, praticamente fa scuola e calcio. Basterebbe nel nostro caso magari attuare magari qualche interrogazione programmata o magari qualche lunedì evitare le interrogazioni, magari visto anche che la domenica hanno le gare, oppure ecco che magari che le giustificazioni per qualche assenza, perché comunque c'è un limite di assenza, no? Perché superate le 260 ore non si viene neanche scrutinati a scuola, però ecco, tenendo in considerazione quei ragazzi che comunque vanno bene a scuola e fanno anche sport, avere, non dico una corsia preferenziale, ma un piccolo riguardo, ecco.
un piccolo, sì, tenere in considerazione, diciamo, questi aspetti. Secondo te, Emiliano, cosa bisogna dare per superare, ecco, questo, che per i ragazzi poi fra l'altro anche una rinuncia, no? Perché parliamo della scuola, parliamo che poi magari alla sera non possono uscire, non c'è il cinema magari con gli amici. Quando andavi tu, gareggiavi tu sulla bici, non come tecnico ma come corridore, avvertivi queste necessità? Ma alla loro età ormai i svaghi sono alla portata di tutti i giorni, vedono i loro amici che vanno in discoteca, che vanno al mare. Loro hanno scelto uno stile di vita che però secondo me alla lunga gli porterà dei benefici, perché è un insegnamento anche per dopo, quando scenderanno dalla bici. Noi possiamo solo essere contenti come Autozai Country, perché tra oggi e domani avremo tutti i risultati, tutti i nostri 8 ragazzi sono stati promossi senza nessun debito, quindi vuol dire che i ragazzi riescono a conciliare benissimo sia quello che è la scuola che quello che è il ciclismo, quindi penso sia un punto a loro favore e che gli verrà utile più avanti, se ne accorgeranno più avanti. Filippo, quali rinunce hai dovuto fare per raggiungere, insomma, uno standard apprezzabile? Beh, diciamo che si rinunciano magari qualche uscita con gli amici, comunque si cerca anche di... Ci si ricava gli spazi in ogni caso. Sì, cerchiamo di ricavarci gli spazi, di gestire la giornata nel migliore dei modi e di far quasi tutto, insomma. Matteo Costanzi, che nel ruolo di accompagnatore magari raccoglie anche le confidenze, no? di questi ragazzi. Allora, è chiaro che in questo lasso di tempo, no? Le cose sono cambiate, in questi ultimi anni diciamo sono cambiate, ma hanno qualche esigenza, ti confidano qualche cosa, come a Emiliano, poi fra l'altro a Mauro, non lo so se poi vanno a chiederlo anche il Presidente, sentiremo poi. Sicuramente, stando vicino per parecchio tempo, standogli vicino, si confidano quelle piccole cose che magari al genitore fanno un po' fatica per vergogna, perché magari non c'è quella confidenza. Sì, sei l'amico e quindi sì, chiedono confidenze più intime, a te le fanno e i genitori no. Ecco, esatto, anche quindi si cerca comunque di dare il consiglio migliore Roldano ha parlato aiutarli. Roldano poi ha parlato dei genitori. Ma proprio i genitori come si collocano all'interno di questo contesto? Allora, la scuola, l'attività agonistica, ci sono resistenze? Sentiamo il Presidente, come approcciano i genitori quando si affronta questo tema? No, noi li vogliamo vicini, i genitori, sono una parte integrante della nostra società, non possiamo avere un corpo estraneo fuori dal... Ecco. Loro hanno un ruolo e lo devono svolgere, e non possono fare il direttore sportivo, non possono decidere... Perché qualche volta capita così, no, che perché il genitore magari, fare anche, insomma, il tecnico. Qualche genitore che ha magari un po' più di esperienza magari anche lo fa. Però noi li coinvolgiamo e sentiamo che sono vicini a noi. È importante questo? È molto importante, perché non possiamo, come dire, per fare una battuta molto vivace, insomma, avere un nemico in casa. Insomma, ecco, dobbiamo avere delle persone che collaborano, delle persone che agiscono. Noi facciamo delle riunioni a gruppo, ma anche singolarmente quando ci sono dei problemi, e noi abbiamo visto che questa... E partecipano i genitori? Sempre, anche le ultime riunioni che abbiamo fatto, sono pochissimi che magari si sono impegnati in altre attività o lavorativa, allora non partecipano, ma altrimenti partecipano e sono sempre attivi. Insomma. Quindi le problematiche vengono affrontate con il supporto e con l'aiuto, magari con i suggerimenti dei genitori. Ma noi abbiamo bisogno dei genitori, perché sono la parte viva
della nostra società. Non possiamo pensare di fare senza, ecco. Perché il luogo comune dire, bah, insomma, i genitori dovrebbero rimanere lontani perché magari danno indicazioni ognuno, che poi sono diverse. Ognuno ha un ruolo e il ruolo deve essere rispettato. È un po' difficile dire che i genitori facciano il dottore, insomma, è un po' difficile pensare che i genitori facciano i meccanici, o come dire, è un po' difficile che i genitori facciano i preparatori atletici, insomma, ecco. Abbiamo dei ruoli, abbiamo del rispetto reciproco, e ognuno deve restare al suo posto pur nel confronto. Interagendo poi anche. Sì, è evidente, insomma, ecco. Quindi questa è sempre stata la filosofia della scuola. Carta vincente. È una filosofia perfetta questa, perché ci sono i genitori, lo sappiamo già, tu li mandi al Giro d'Italia, il genitore lo manda al Tour, per esagerare. Quindi non vai mai d'accordo. Con queste riunioni che fai, se anche i genitori sentono, seguono i programmi e tutto, vanno d'accordo con loro e è tutto a favore del figlio del corridore, che se vede il genitore d'accordo con voi dirigenti, lui è più tranquillo e sicuramente riesce meglio anche nel suo lavoro. Non è tutto così semplice e così facile. Anche la nostra storia, diciamo, ha degli aspetti, non dico di conflitto, ma insomma delle tensioni. Però sempre siamo riusciti a venirne fuori, privilegiando molto spesso l'incontro personale quando ci sono dei problemi di alta tensione, o l'incontro di gruppo quando invece le tensioni sono del gruppo. Solo così si riesce a venirne fuori. Quando c'è un problema con un genitore o con un ragazzo, non facciamo un'assemblea. È sbagliato. Perché non possiamo mettere in comune una cosa, un problema di un ragazzo. Ne parliamo in camera caritatis, diciamo noi, sì. Molto vicini, e ci guardiamo in faccia il presidente, il direttore sportivo, il dottore, il genitore e il ragazzo. Ma non cercando, assemblee, insomma. Cercando il punto di convergenza. Ci fermiamo adesso, poi riprendiamo. Dopo aver visto però insieme, stavolta tornando a San Martino di San Biagio di Calalta, la 20ª edizione del Trofeo Sportivi di San Martino, e sono corridori juniores che vedremo in gara. Via il filmato. Gaerne, da 50 anni leader della calzatura sportiva made in Italy. L'innovazione tecnologica, la ricerca dei materiali, la cura artigianale hanno portato allo sviluppo di G-Stilo Più, la scarpa per ciclismo del team UAE Abu Dhabi con Diego Ulissi. I prodotti Gaerne sono da sempre sinonimo di qualità. Cucina Line, creatività, colore e gusto eco-friendly. Euromobil Cucine, gruppo euromobil.com. A San Martino di San Biagio di Calalta, una giornata intera di ciclismo. Si è cominciato di buon mattino, un grosso impegno lavorativo e organizzativo. Adesso quali sono le gratificazioni che vi attendete come società? Ma come società le gratificazioni non ne attendiamo in questo senso. Per noi è importante che le gare si svolgano regolarmente, che non ci siano incidenti, e questo penso sia il bene del ciclismo. Poi per i risultati non ci sono problemi, vinca il migliore come sempre, e credo che l'unica cosa da pensare sia il bene dei ragazzi. Il vice sindaco di San Biagio di Calalta, Fiore Piaia, che ha seguito l'evolversi di questa giornata, ha un significato speciale, ritengo. Quale? Allora, San Biagio di Calalta è sempre stato un crogiolo di sportività, e sicuramente il ciclismo e le società
di San Biagio stanno facendo grande, grande questo comune. Per noi la soddisfazione è grandissima di aver visto diverse manifestazioni che questa società, soprattutto questa società, ha portato il ciclismo sulle nostre strade. È veramente una grandissima soddisfazione, è un fiore all'occhiello per l'amministrazione, cioè è un grande onore per noi ospitare questa gente che è venuta qua oggi, corridori di veramente anche di talento, e veramente anche ho visto anche proprio il pubblico di San Biagio che oggi era presente. Poi questa corsa sta diventando un classico, un appuntamento così di primavera che accoglie tutti. Un grazie veramente di cuore ai nostri sportivi. Ancora da San Martino di San Biagio di Callalta, dopo aver sentito il sindaco e dopo aver sentito l'amministratore di questa società organizzatrice, e vale a dire Gian Pietro Bigolin, andiamo con la gara riservata alla categoria degli junior, 20° trofeo sportivi di San Martino, Memorial Sivano Faloppa. Si corre sullo stesso circuito mattutino dove avevano gareggiato gli allievi, 9 km 200 metri, 12 le tornate per complessivi 110 km e 400 metri. Un bel gruppo si è schierato alla partenza, una grossa gratificazione dunque per ciò che riguarda la partecipazione, ben 178 i corridori schierati al via. Il passaggio a Pero per il primo giro, c'è anche un arrotamento, una caduta, nulla di grave fortunatamente per questi corridori coinvolti, ma ben presto nascono anche gli allunghi. Questo terzetto è composto da Emanuele Rela del Conscio, un vicettino di Canove di Roana, e di Bariviera del Fontana Fredda, lui arriva da Prata di Pordenone, e Leonardo Usinabia di Benny Hupp, corridore padovano di Montagnana. È il primo attacco di una corsa che diventa difficile, impostata sul ritmo con tanti cambiamenti per ciò che riguarda le azioni di testa. Tanti corridori, tanti bei nomi, tante ruote veloci, circuito pianeggiante, scorrevole, veloce, lunghi rettilinei, quindi tutti gli ingredienti per far sì che questa corsa diventi una vera e propria kermessa, corsa ad alte velocità, una manifestazione questa che il Team CS Spercenigo Industrial Forniture Moro 3CF oramai da tantissimi anni porta qui sulle strade del Trevigiano, di San Martino, di San Biagio, di Callalta, ed è un fiore all'occhiello per la società organizzatrice. Intorno a metà gara nasce un'azione che caratterizza un po' l'intera competizione. Questa azione è formata da 5 corridori. Vediamo Jacopo Menegotto di Industriale Forniture Moro, veneziano di San Donà, una vittoria con il Conscio l'anno scorso. Poi c'è Moreno Nicale di Northway, anche questi è corridore trevigiano di Monastier, un secondo anno. Così come Enrico Molena di Borgo Molino, rinascita Ormelle, padovano di Sant'Angelo di Piove di Sacco. C'è Gino De Vecchi, un altro dei corridori di Industriale Forniture Moro, che arriva sempre da San Donà di Piave, due vittorie per lui nella passata stagione, e Matteo Pegoraro della Pressix P3, vicentino di Rosà. Ecco, questo è il drappello che di comune accordo ha caratterizzato, come ho detto prima, la parte centrale della corsa. All'interno di questo protocino troviamo poi due corridori di casa, vale a dire Menegotto e De Vecchi, che vediamo proprio in questo momento nell'inquadratura e che danno una buona spinta all'azione e devono ben figurare nella gara organizzata dalla propria società, quindi sono entrati subito nell'azione che si sta svolgendo, magari sono là anche in fase di copertura, perché da dietro nel gruppo la società organizzatrice propone sempre quel Stefano Lira capace di imporsi magari anche allo sprint in caso di arrivo a ranghi compatti, quindi i due uomini davanti possono essere là anche, come abbiamo già detto, in copertura. Passaggio a 4 giri dalla conclusione, intanto avevamo visto Enrico Molena pilotare il gruppo e chiedere informazioni alla nostra moto ripresa per quanto riguarda il vantaggio, e al comando a tenere alto il ritmo c'è Menegotto e De Vecchi in questo momento. Nel frattempo vediamo dalla prospettiva, c'è il gruppo che si sta avvicinando tantissimo al quintetto di testa, ma vedremo cosa nascerà fra poco da questa azione di recupero che ormai sta per rimescolare completamente
questa azione. Invece non è proprio un rimescolamento vero e proprio, soltanto Menegotto e Nichele si rialzano e ci fanno riassorbire dalle retrovie e rimangono lì. Enrico Molena, che vediamo ancora davanti, assieme appunto a Pegoraro, e con questi anche Molena, quindi Molena, De Vecchi e Pegoraro al comando. Un terzetto dunque che ha rilanciato quando il gruppo si stava avvicinando, quando tutto sembrava perduto, ci credono ancora e quindi ci danno dentro e spingono forte, ritmo altissimo per una corsa che sicuramente alla fine proporrà una media molto significativa, con il corridore della Borgo Molino Molena, eccolo là davanti a scandire il ritmo, e via via anche De Vecchi e Pegoraro, entrambi fanno la loro parte, e quindi il vantaggio però dei tre fuggitivi non assume mai delle proporzioni importanti. Una ventina di secondi proprio, 20-25 secondi al massimo, che il gruppo, anche se ormai ci stiamo avvicinando alla conclusione, ha la possibilità di controllare. Vediamo da questa prospettiva, quando la telecamera spazia sulla campagna di Cavrie, siamo proprio in questi luoghi, e il gruppo che sta cercando di rinvenire rapido sul terzetto che è rimasto ancora al comando, quindi aria di rimescolamento un'altra volta, nonostante ci sia stata questa azione dalla quale abbiamo visto c'è stata forte collaborazione a tenere alto il ritmo, cercando di giungere poi sul traguardo, nulla da fare, rimescolamento generale, ripreso anche il terzetto, mentre si va al San Martino di San Biagio di Calalta, ci troviamo in provincia di Treviso, ormai per i passaggi conclusivi, il passaggio al suono della campana, poi ci saranno i 9 km, 200 metri ancora da percorrere, che potrebbero riservare qualche altro spunto. Troppe le formazioni che ci tengono ad arrivare allo sprint a ranghi compatti, tanti velocisti in questo plotone allungatissimo, in questo frangente che sta passando proprio sulla linea del traguardo, e quindi difficile portare a buon fine le azioni che si sono verificate nel corso di questa manifestazione, di questo 20° trofeo sportivi di San Martino. Gruppo compatto, ultime battute, ultimi chilometri davanti ai corridori della società ciclistica Fontana Fredda, il sodalizio che ha da poco terminato l'allestimento del Giro del Friuli Junior con un grande successo di partecipazione ed organizzativo dunque, e tra poco ci andremo sul traguardo di San Martino di Lupari, dove si concluderà questa manifestazione. Ci sarà spazio ancora, i chilometri non sono proprio finiti completamente, infatti ecco qua lo spazio per Lorenzo De Vettori di Saivan Demiano Cycling Team, un bellunese di Limana alla seconda stagione, che prova dalla breve distanza questo tentativo di allungo. Non solo lui però prova nel finale lo sganciamento per cogliere di sorpresa e togliersi dalla scia, ecco, i pericolosi uomini veloci che sono ancora intruppati, come abbiamo detto prima, nella pancia del gruppo. Questo è il passaggio al suono della campana. Lorenzo De Vettori ha una quindicina di secondi di vantaggio sul resto dei contendenti, ma dal gruppo esce Mattia Tavorra, che è corridore di casa Industrial Forniture Moro Trevigiano di Carbonera, è alla seconda stagione. Lui da allievo ha gareggiato poi fra l'altro con il Postume, aveva incamerato 5 vittorie, una l'anno scorso nella sua prima stagione da juniores. Coppia il comando De Vettori e Tavorra, però oramai il finale è nell'aria, il rimescolamento si è completato nel corso di quest'ultimo giro, sprint a ranghi compatti, si lotta spalla a spalla, in netta rimonta Davide Boscaro di Work Service vince su Lira, Menegale, Bisintainer, Consolaro, Zadra, poi Tolio, Sandri, Potocci e Rosalen al decimo posto. Oscaro e Stefano Lira, primi e secondi sul traguardo di San Martino di San Biagio di Calalta, sul filo di lana. Ma come diciamo spesso, i corridori vedono meglio di chiunque altro com'è la risoluzione. Tu l'avevi vista? Sì, ma eravamo là perché alla fine ero in rimonta, quindi rispondo anche io cosa ero arrivato. Sinceramente, vabbè, dai, è andata così. Ero favorito, lui giocava in casa, quindi alla fine... Cosa significa per te questa vittoria? Significa tanto, perché è una rampa di lancio per le prossime. Non c'è amarezza, comunque è un ottimo piazzamento.
che è sicuramente di buon auspicio per i campionati italiani di domenica prossima. Allora è un buon piazzamento, anche se è una corsa totalmente diversa dal campionato italiano, perché questa si può dire che è per specialisti puri delle volate, infatti ha vinto uno dei migliori in volata mentre domenica è un percorso molto duro e spero di esprimermi al meglio, perché è un percorso duro e voglio rappresentare al meglio il Veneto e darò il massimo. Castello Slide, uno straordinario progetto d'arredo per moltiplicare lo spazio. Zalf Mobili, camerette bambini e ragazzi, gruppo euromobil.com. Riprendiamo in diretta dallo studio di teleciclismo per l'ultima parte, c'è ancora una classifica da vedere, sigla. Pedro Ice, la gelateria dove gustare il vero gelato artigianale, prodotto con ingredienti di altissima qualità, tutti rigorosamente naturali e senza conservanti. Esperienza e tradizione e una vasta scelta di gusti e abbinamenti sono il segreto del nostro gelato, vincitore di numerosi premi. Non solo gelato, Pedro Ice è anche bar e caffetteria. Pedro Ice, il gelato artigianale italiano. Centro commerciale e Giardini del Sole, Castelfranco Veneto, Treviso. Categorie femminili, cominciamo dalle donne allievi. Eleonora Camilla Gasparini con 44 punti al primo posto, seguita da Arianna Corino che di punti ne ha 26, pari merito con Sofia Collinelli. E adesso le junior, Letizia Paternoster ha 39 punti al comando della classifica, seguita da Martina Fidanza che di punti ne ha 28, terzo posto per Nicola D'Agostin con 25 punti. A seguire, Elite Donne Elite con Marta Bastianelli a quota 74, segue Giorgia Bronzini che di punti ne ha 69 e al terzo posto Ilaria Sanguinetti con 39 punti. Siamo ormai alle battute conclusive per questa puntata, ancora un po' di interrogativi. Società che ha vinto il campionato italiano crono, quest'anno ancora da assegnare, sentiremo però se la squadra si sta preparando anche per questo e per l'appuntamento individuale. C'è una telefonata? Allora, se c'è una telefonata in linea sentiamo chi ci chiama, dovrebbe esserci Tina Ruggeri, pronto? Sì Mario, ciao, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Allora, abbiamo pochissimo tempo, via con il tuo intervento. Sì, allora Mario, oggi l'ultima tappa, come ben sai, del Giro d'Italia Under 23, partito venerdì scorso da Imola, ha vinto con una grandissima vittoria il Giro d'Italia Under 23, Pavel Sivakov. È questo russo longilineo della BNC, la squadra americana, secondo posto per Lucas Hamilton e terzo per Jay Hindley. Gli australiani, cioè, quindi come abbiamo commentato anche tutta questa settimana, c'è stato questo dominio straniero e già lo si sapeva perché più volte abbiamo parlato anche con Davide Cassani che è il coordinatore delle nazionali e soprattutto l'organizzatore, l'ideatore di questo Giro d'Italia, sapeva che gli italiani le avrebbero prese purtroppo di santa ragione. Si è spezzato il dominio straniero con la vittoria di Francesco Romano ieri a Casalincontrada, però leggendo la classifica Sivakov, Hamilton, Hindley, Davis, Padun che corre per la Colpack, Powels e ci dobbiamo accontentare del settimo posto di Nicola Conci della Zalf, poi c'è Stannard, Cherkasov, Luca Raggio, insomma qualche cosa e c'è poi si è piazzato al 17° posto Covili, ovvero nei primi 20 ci sono veramente pochissimi italiani.
In questi giorni si sono fatte parecchie riflessioni sul movimento ciclistico italiano, che piega deve prendere? Intanto si è partiti con un Giro d'Italia a tappe, appunto riservato agli under 23, e come dicevano appunto anche Di Rocco, deve essere da stimolo perché gli italiani, gli organizzatori italiani, cerchino di consociarsi tra di loro e diano vita ad alcune corse a tappe, perché di questo c'è bisogno anche in Italia. Tina, ci fermiamo qui perché stiamo finendo il tempo a nostra disposizione. Sì. Riprenderemo questo commento quando torneremo per le prossime puntate qui dallo studio. Grazie per averci chiamato e averci fatto questo resoconto, insomma, anche se in maniera molto rapida, considerato che il giro si è concluso da poche ore. Torniamo. Ti vuoi bene? Scegli il latte Soligo QV. QV è il marchio veneto della qualità verificata. In apertura abbiamo parlato della preparazione, la squadra nel passato preparava i corridori per le prove contro il tempo, la crono squadra, crono individuale, quanto spazio c'è per questo e se sono appuntamenti attesi per questa stagione agonistica. Cominciamo da Emiliano. Per noi è un appuntamento molto atteso, la cronometro a squadra, il campionato italiano che si svolgerà speriamo a fine settembre. Ci stiamo già preparando da un bel po', anche perché abbiamo appena... A dire la verità, nel calendario era a luglio, però era non luglio, ha segnato. Poi è stata posticipata. Infatti. Comunque abbiamo già partecipato a una crono squadra alla prima tappa del Giro del Friuli, abbiamo ben figurato e adesso ci prepareremo per il campionato italiano. Quindi, la squadra è pronta, insomma. La squadra è pronta, possiamo dire, sì. Siamo in chiusura e quindi con il Presidente per le conclusioni in chiusura di questa nostra puntata. Prego. Beh, intanto innanzitutto ringraziamo per questa trasmissione che ci ha dato la possibilità di esprimerci al meglio. Ecco, noi siamo nonostante tutto una piccola realtà che cerca di fare del proprio meglio nell'ambito della categoria juniores e solo per juniores. Ci stiamo impegnando moltissimo e speriamo che i ragazzi abbiano ancora qualche possibilità di trovare qualche bel risultato. E quindi io credo che il futuro ci guardi ancora benevolmente, ma soprattutto spero che guardi benevolmente il ciclismo che sta un po' soffrendo in questo momento. E su questa affermazione che chiudiamo la nostra puntata, grazie agli ospiti che sono stati qui con noi, alla Autozai Contri Bianchi, grazie ai ragazzi, in bocca al lupo per i vostri prossimi appuntamenti. Un cordiale ringraziamento, come sempre, anche a chi ci segue da casa. Noi saremo qua anche la prossima settimana, giovedì sera, sempre alla stessa ora, 20:50, con Teleciclismo. Buona serata a tutti, buona continuazione, a presto. Quattro giorni di Bruniera con Gildo Turchet, l'ideatore. Un'altra edizione che è stata messa in cantiere. Ad ogni stagione una novità, quest'anno quale? Beh, siamo riusciti anche quest'anno a dare un qualcosa di positivo a questa manifestazione. Quest'anno abbiamo messo in cantiere, diciamo, una gran bella sfilata per quanto riguarda, diciamo, tutte le associazioni del territorio. La prima sfilata alpina con anche le Harley Davidson e poi, diciamo, domenica mattina, oltre, diciamo, alla gara podistica di giovedì, facciamo una gara di pattinaggio. Consueto appuntamento con il ciclismo, però con sprint di sera, Memorial Zanette del Benne e Memorial Gianni Bizze. Anche quest'anno questo è l'asse portante. Ma sicuramente è nata così la manifestazione, l'abbiamo sempre incrementata con altro, però diciamo le cose importanti è ricordare, diciamo, i nostri amici che hanno dato tanto per il ciclismo, da Evelino Spinato a Daniele del Benne, a Denis Zanette e a Gianni Bizze. E l'idea di Miss Italia continua? Sì, nel finale, dopo quattro giorni, diciamo, intensi, vogliamo riportare anche quest'anno Miss Italia, che l'anno scorso non è stata effettuata per le condizioni avverse del tempo.
Grande sport, grandi serate attendono Bruniera con la 4 giorni proposta dal team Oro Gildo. È un pregio e non solo, sindaco, questo? È un pregio, è una ricchezza, è il ricercare il bene comune insieme con l'amministrazione. Noi abbiamo la fortuna di avere Gildo, lavoriamo insieme, in questi ultimi anni abbiamo ampliato, come si dice, l'offerta, portando non solo ciclismo, ma portando tutte le nostre associazioni, portando gli alpini, portando la protezione civile, perché questa manifestazione non mira unicamente a fare una festa sportiva, ma a fare una festa in senso generale, con la partecipazione di tutta la comunità di Bruniera. E noi come amministrazione ci mettiamo del nostro, lavoriamo insieme e ci impegniamo, perché il concetto di bene comune, come ho detto prima, è qualcosa che si percorre insieme senza tante chiacchiere, ma con i fatti. 21esimo Gran Premio dell'Arno Internazionale Juniores, con partenza ed arrivo a Solbiate Arno in provincia di Varese. 124 chilometri con l'organizzazione della società ciclistica carnaghese. Percorso ondulato, adatto alle caratteristiche dei passisti scalatori e tra questi un pronosticato della vigilia. Fabio Mazzucco, Borgomolino, Rinascita Ormelle, che dopo la bella vittoria nell'ultima tappa del Giro del Friuli 7 giorni prima, stacca tutti e con una fantastica azione nell'ultimo giro va a cogliere il prestigioso traguardo lombardo. 3 vittorie stagionali per il corridore del presidente Pietro Nardin, che sull'arrivo di Solbiate Arno precede Filippo Magli, Luca Colnaghi, Andrea Bagioli, Alberto Marini, Davide Ferrari, Davide Vignato ed Enrico Pasqualotto con Samuele Rubino al 10° posto. Con questo risultato Mazzucco raggiunge al 2° posto a quota 88 Bagioli, mentre Zanna guida con 110 punti la speciale classifica di teleciclismo. Siamo sulla linea di partenza del Memorial Lava e Borione. Abbiamo visto con la bandierina a scacchi il neo presidente del Comitato Provinciale di Biella, Mauro Cairati. 250 metri alla conclusione, spuntano ancora Bagatin in maglia orinese e alle sue spalle Alessio Martinelli del Team Giorgi. Si lancia alla volata con i due lombardi che vanno a contendersi la vittoria finale. Ancora Bagatin al comando, che lancia la volata lunga, forse un po' troppo lunga, e nel finale è Alessio Martinelli che passa il corridore dell'Orinese, vince il Memorial Lava e Borione. Alessio Martinelli del Team Giorgi. In seconda posizione Christian Bagatin, poi in terza posizione a 7 secondi dai battistrada termina Giorgio Cometti. Sempre fior, e per la mamma gli è sempre fior.